Buongiorno a tutti, sono tornata nella galleria di LG Lesmo perché oggi voglio spiegarvi qualcosa in più sulle nostre console. Anzitutto è possibile scegliere sia la larghezza, noi realizziamo dai 76 cm fino a 1,10 m, ma in realtà può anche essere completamente su misura, mentre per quanto riguarda la profondità di partenza può essere o 51 o 35, in base ovviamente alla necessità. Vi faccio vedere come si apre perché è veramente sorprendente. La console è composta da due blocchi, la parte delle gambe dietro e la parte delle gambe davanti. Per poterla aprire basterà sganciare le due cernierette, sia a destra che a sinistra, abbassare le due gambe di sostegno. Dopodiché è molto semplice, quindi solleviamo il telaio e tiriamo verso di noi in questo modo. Con questa leva è possibile bloccare il tavolo a una dimensione più corta della sua massima, quindi in questo caso adesso la sblocchiamo per farvi vedere la massima apertura. Come vedete, le due gambe centrali hanno fatto uno scatto e si sono girate in autonomia a 45 gradi perché in questo modo danno più sostegno alla struttura e soprattutto poi non ci si picchia dentro con le ginocchia quando si è seduti a tavola. Questa struttura poi viene completata con tre prolunghe che se volete potete scegliere di tenerle appese al muro come se fosse un quadro, ovviamente anche questo completamente personalizzabile e a seconda di quanti ospiti avete potrete sempre decidere di appendere le tre prolunghe oppure di utilizzarne una, due o tre a seconda di quanti ospiti avete. La prolunga si aggancia al telaio tramite questi innesti in nylon, come in questo modo. Schiaccio di qua e schiaccio di là e faccio la stessa identica cosa con la seconda e con la terza prolunga. Per comodità la mettiamo in questa posizione e adesso vi faccio vedere il perché. Agganciamo sia da una parte che dall'altra, mentre con l'ultima creiamo la tensione che fa in modo che il tavolo rimanga bello stabile. Quindi posizioniamo prima la prolunga verso quella stampata e la incastriamo in questo modo. E poi solleviamo leggermente la prolunga precedente e la incastriamo una con l'altra. In questo modo abbiamo creato la tensione necessaria in modo che il tavolo rimanga rigido. Ci riassicuriamo che rimanga tutto bloccato e abbiamo finito. In pochi secondi abbiamo ottenuto in questo caso 2,50 m, ma ci sono talmente tante misure, pensate che possiamo raggiungere fino ai 5 metri, quindi potete sbizzarrirvi e iniziate a prendere le misure in casa così possiamo scegliere insieme la console più adatta.